Sono Alfonso Sassoon, di mestiere faccio il segretario generale a Comunità. Come si chiama? Poi Alfonso Sassoon. ogni tanto faccio qualche lezione. Sassoon. Allora, oggi purtroppo, come sapete, Rab Della Rocca non può essere qui, mi ha chiesto di sostituirlo, per me è un grande onore ovviamente, e ho pensato e condiviso con lui che vorrei provare a fare stasera con voi un percorso un po' particolare che ci porta dal parashot che leggiamo in questi sabati alle feste. Quindi abbiamo appena passato Purim, ci stiamo avvicinando a Pesach, e quindi vedere se riusciamo in questa oretta a cercare di capire che collegamento c'è. Qualche settimana fa, un mesetto fa, abbiamo letto la parasha di Itrò. La parasha di Itrò sappiamo che raggiunge il massimo del pathos nel momento delle cosiddette 10 parlate, 10 comandamenti sul monte Sinai, e subito dopo, attaccata a questa, c'è la parasha di Mishpatim. Mishpatim vuol dire leggi, e sono tutta una serie di leggi che riguardano quelli che potremmo dire gli aspetti civili del quieto vivere, quindi come ti devi comportare se rechi un danno a qualcuno, come ti devi comportare se qualcuno ti impresta o ti lascia un oggetto suo presso di te, poi questo oggetto si perde, viene rubato, eccetera, se un toro danneggia il campo di un'altra persona e così via. E c'è un continuo nella Torah in queste parashot, perché la Torah intanto ci vuole insegnare che così come i 10 comandamenti sono stati dati da Dio sul monte Sinai a Mosè, anche queste leggi di carattere civile che riguardano non il nostro rapporto con la divinità, ma il rapporto col nostro prossimo, sono state date sul monte Sinai. Quindi hanno esattamente la stessa importanza. Cioè non si può essere un buon ebreo se tu, come dire, rispetti, osservi tutti quelli che sono i precetti verso Dio, e poi dopo magari ti comporti, andiamo in notturna, ti comporti in maniera non corretta, verso non morale, verso il tuo prossimo. Lasciata la parasha di Mishpatim, la Torah inizia, e qui sono 5 parashot di seguito, inizia a raccontarci di come dobbiamo fare per costruire il Mishkan. Il Mishkan, il cosiddetto tabernacolo, nella Torah viene anche chiamato Mikdash, viene chiamato anche Oel Moed, ha diversi nomi, ed è praticamente il luogo dove HaKadosh Baruch Hu, dove Dio si rivela in questo mondo, dove la Shekhinah si rivela in questo mondo. Quindi è un posto molto molto particolare. E anche qui c'è un continuo con quello che abbiamo appena letto nella parasha di Itrò e poi nella parasha di Mishpatim, perché la prima offerta, ci sono 15 tipologie di cose, diremo, che devono essere portate come offerta, ma le prime tre sono Kesef, Zav, Unechoshet, cioè, Zav, Kesef, Unechoshet, oro, argento e rame. E la Torah qui ci vuole dire, ci vuole dare un messaggio tra le righe molto importante, cioè dice, Dio ci dice di portare l'offerta per il suo santuario, però ci dice attenzione che questi oggetti, questi soldi, questo oro, questo argento devono venire, devono avere una provenienza pulita, una provenienza kasher, potremmo dire, cioè non voglio la tua offerta di oro se questo oro è stato rubato, se questo oro è stato guadagnato in maniera non appropriata, illecita. Però i nostri maestri ci insegnano che questi primi tre elementi, l'oro, l'argento e il rame, in ebraico sono degli acronimi. E sono degli acronimi su come ci dobbiamo comportare quando dobbiamo dare un'offerta. Zav, dicono così i maestri, ze anoten bibriut, cioè l'acronimo di queste tre parole, ze anoten bibriut, che in ebraico vogliono dire colui che dà quando è in salute, cioè colui che gli piace dare tzedakah, colui che gli piace dare per il tempio, colui che gli piace aiutare i poveri, eccetera, quando non c'è nessun problema, lui sta bene, lui dà perché
perché così, perché gli piace, perché sente che fa una mitzvah. Il secondo livello di colui che dà, di colui che dona, è Kesef. Kesef è l'acronimo che Sheyesh Sakana Poteach. Quando c'è un pericolo, quando c'è qualcosa che non va, apre. Cosa apre? Il portafoglio, il borsellino. Quello che dà quando c'ha qualcosa da chiedere. Qualcosa da chiedere. Quando non c'ha nulla da chiedere, lui non si sente in dovere di dare. Scendiamo al terzo livello, che è quello del rame, Nechoshet, e la Nidvat Chole Shomer Titenu, è l'offerta del malato che dice agli altri di dare per lui, in modo tale di pregare e dare una tzedakah per lui, così che Dio lo possa far guarire. E quindi c'è, come abbiamo visto, questo continuo dalla parasha di Tro, Mishpatim, arriviamo alla parasha di Terumah. E nella parasha di Terumah, queste sono parashiot un po' ostiche, un po' ingegneristiche, perché Dio comanda a Mosè di portare, di richiedere l'offerta ai figli di Israele nel deserto, di costruire, iniziare a costruire il tabernacolo. Sappiamo che poi il tabernacolo è diventato in grande il tempio di re Salomone a Gerusalemme. E quindi gli dà tutte le istruzioni, come deve essere fatto, il tavolo, la menorah, l'altare, l'altare interno d'oro, l'altare esterno per i sacrifici, eccetera, eccetera. Arriviamo alla parasha che abbiamo letto lo scorso sabato, che è la parasha di Tetzaveh. Nella parasha di Tetzaveh ci sono invece non più gli oggetti, ma le vesti del Kohen, quindi come i Kohanim dovevano essere vestiti. I Kohanim nella Gemara vengono chiamati, buonasera, il Kohen Ediot, che non vuol dire ovviamente idiota, ma il Kohen normale, il Kohen semplice, aveva 8 capi di vestiario, mentre il Kohen Gadol ne aveva 4. Adesso sì. Adesso però non è tanto su questo che voglio fermarmi, ma la parasha di Tetzaveh ha una particolarità, che il nome di Mosè non appare mai. Perché non appare? Perché nel Mosè, nella parasha di Chi ti sa, quando Dio gli dice scendi dal monte e vai a vedere cosa hanno combinato i Bene Israel che hanno fatto il vitello d'oro, lui chiede perdono per il popolo a Dio e gli dice: se non li perdoni, Mechenina misifrecha asher katafta, cancellami dal libro, che sarebbe la Torah, che è scritto. Siccome tutti noi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo uscire dalla nostra bocca, ma in particolare una figura come Mosè, che dice la Torah, parlava a Dio panim el panim, de visu, vis-à-vis, come potrebbe un uomo parlare col suo prossimo, ovviamente è una metafora, no? Beh, allora Dio ha ascoltato queste parole e l'ha punito. E questa è una parasha in cui il nome di Mosè non appare. Infatti, Ve'atà Tetzaveh, e tu comanderai. Dopodiché abbiamo l'intervallo della parasha di Chi ti sa, che se ti vuole leggeremo Shabbat. E poi ancora la realizzazione, cioè mentre nella parasha di Terumah e nella parasha di Tetzaveh viene spiegato a Mosè come doveva fare, cosa e come doveva fare, nella parasha di Vayakhel e Pekudeh, soprattutto Pekudeh, viene realizzato, e la Torah ci dice che Mosè realizza tutto esattamente come Dio gli aveva comandato di realizzare. Adesso ci sono quello su cui volevo soffermarmi, è un po' questo: come è fatto questo Mishkan e quindi come è fatto poi il Tempio di Jerusalem. Naturalmente, siccome sono un ingegnere, pur non essendo un ingegnere edile, gli ho portato la pianta. Se volete far girare. Magari una datemela, ma così ce l'ho anch'io. Ok, perfetto. Allora.
C'è ancora una. Ce ne sono tante. Scusi, si può tenere? Certo, no, datemi quelle che avanzano. Ok. Allora, leggiamo questa pianta da sinistra verso destra. Da sinistra. Ok? La prima zona è l'Esrat, la cosiddetta Esrat Nashim, che è una zona aperta dove potevano andare tutti. Ah, eccolo qua. Sì, dopodiché c'è un passaggio e si entra nella cosiddetta zona Kodesh. Nella zona Kodesh potevano entrare solo ovviamente i Kohanim e i Levim, e dove c'era il Mizbeach. Il Mizbeach, per intenderci, è questo quadrato con lo scivolo, e qui venivano portati vicino al Mizbeach i sacrifici, che poi venivano bruciati sull'altare tutti o in parte a seconda della tipologia del sacrificio. Ma poi, se noi entriamo dentro, vedete, qui ci sono questi gradini, arriviamo alla zona, una zona un po' particolare che ci introduce, è l'anticamera che ci porta verso il Kodesh a Kodashim, che è quell'ultimo, che è l'ultimo, l'ultima stanza. La vedete, l'ultima stanza qua in fondo, ok? Quindi praticamente nel Mikdash, nel Mishkan, c'è anche qui un passaggio dalla parte, diciamo, di Chol, tra virgolette, a quella di Kodesh, e poi a quella di Kodesh Kodashim, che è il cosiddetto Sancta Sanctorum, dove entrava una sola volta all'anno il Kohen Gadol il giorno di Kippur. Nella zona però antistante, zona Kodesh cosiddetta, c'era questo quadratino piccolo che si vede, che è un Mizbeach, è un altare d'oro, e poi in basso ci sono le tavole per i pani della presentazione, l'Echem Appanim, e di fronte c'è la Menorah. La Menorah, cioè il candelabro a sette braccia. Scusi, dov'è la Menorah? La Menorah si vede poco, purtroppo, perché è questo ah, è questo pezzettino qua. Sì, è quello sgorbietto lì. Ho capito. Adesso, la cosa interessante è che la Menorah sta di fronte al tavolo dove ci sono i pani, e racconta così la Gemara che praticamente questi 12 pani, uno per ogni tribù, venivano preparati da una famiglia particolare che aveva solo lei la ricetta di questi pani, e venivano messi poco prima di Shabbat, lasciati lì tutta una settimana, ritirati prima del Shabbat successivo quando venivano sostituiti. Questi pani avevano la caratteristica di rimanere fragranti come appena sfornati. È una cosa che è un miracolo che avveniva, uno dei miracoli che avvenivano nel Beit HaMikdash. Questi pani rimanevano fragranti. Nessuno sa questa ricetta, ma penso che voi signore sareste ben felici di averla per Shabbat. Ora, quale insegnamento noi possiamo trarre? Noi abbiamo la luce della Menorah, che tutte le mattine il Kohen accendeva, che si riflette, sta di fronte la tavola con i pani. Il messaggio che qui la Torah ci vuole dare, a Kadosh Baruch Hu ci vuole dare, è che la nostra tavola deve essere sempre illuminata dalla spiritualità, deve essere sempre una tavola kasher, deve essere sempre una tavola dove il cibo, quello che si dice, eccetera, eccetera, deve essere kasher, illuminata dalla luce della Menorah. Perché? Perché la Menorah rappresenta, secondo i maestri, uno dei più alti elementi di spiritualità del Mishkan e di tutti quelli che sono i nostri oggetti. Spesso si vede la Menorah più come simbolo dello Stato di Israele, si collega col concetto di Hanukkah, della Hanukkiah, che ovviamente ha nove braccia e non sette, eccetera, eccetera, ma è nella realtà
I maestri anche della Kabbalah vedono nella menorah uno degli elementi di più alta spiritualità. Non solo, secondo lo Zohar, ha creato il mondo guardando la menorah. E questo viene avvallato da un'altra cosa, che il nome Moshe è anche questo un acronimo. Moshe è l'acronimo di tre cose che Moshe, nonostante che ha passato 120 giorni con HaKadosh Baruch Hu sul monte Sinai, perché Moshe, questo si sa poco, ma Moshe è stato tre volte sul monte Sinai. La prima volta, 40 giorni, 40 notti, ha preso le prime tavole. Poi è tornato su una seconda volta quando a chiedere perdono per il popolo di Israele è rimasto altri, dopo il vitello d'oro, altri 40 giorni, 40 notti, e poi è ritornato su una terza volta per prendere le seconde tavole della legge, in tutto 120 giorni. Moshe però non ha capito tre cose che sono nel suo nome, la Mem e la Menorah, non ha capito come farla. Dio gli continuava a dire: prendi una misura di un chicar d'oro, un blocco d'oro, e da questo unico blocco forgia la menorah. Non riusciva a capire. Il Midrash ci racconta che allora Dio gli ha fatto vedere una menorah di fuoco in cielo, ma lui ancora non aveva capito. Alla fine gli ha detto: prendi questo blocco d'oro, buttalo nel fuoco, e la menorah si è fatta, è venuta fuori, si è fatta da sola. Perché da dove lo impariamo? Quando la Torah ci spiega la menorah, dice, usa la parola Ze. Ze nella Torah, quando viene usato, significa che HaKadosh Baruch Hu indica qualcosa. Dice così la Torah: Ze Maase HaMenorah. Questo è la come dire, la realizzazione della menorah. E quindi la menorah, dice così il Midrash, in qualche modo si è fatta da sola per opera di HaKadosh Baruch Hu. La seconda lettera del nome di Moshe è la Shin, e la Shin, guarda caso, è legato a questo Shabbat, alla parasha di Kittissa. La parasha di Kittissa inizia con l'offerta del mezzo siclo, del mezzo shekel, che ognuno doveva, da vent'anni in su ogni uomo doveva dare, e Moshe non aveva capito questo discorso dei shekalim. E infatti Dio gli fa vedere un shekel di fuoco in cielo e gli dice così: Ze ittenu, questo dovranno dare. Come questo? Moshe non capiva perché mezzo. La spiegazione che danno alcuni dei nostri maestri è che un ebreo da solo non vale niente, ha bisogno sempre di qualcun altro su cui appoggiarsi per completarsi. E che è un messaggio di, naturalmente, aiuto sempre al nostro prossimo. L'ultima lettera è una Hei, la Hei è la Hei di Achodesh. Quando Dio gli dice la prima mitzvah appena usciti dall'Egitto, è quella del capomese, gli fa vedere la luna. Moshe non capisce come deve essere questa luna finché sia capomese, gli dice: Achodesh Azeh Yelachem Rosh Chodashim. Questo mese gli indica come doveva essere la luna. Allora da questo noi capiamo che la menorah dentro di sé doveva avere qualcosa di molto molto particolare. Allora adesso proviamo a fare, girando il foglio, avete una figura molto particolare di menorah. Questa è la classica figura della menorah che viene usata soprattutto a livello della Kabbalah, ed è una figura della menorah molto particolare. Tanto la menorah era alta 18 tefachim, ogni 6 tefachim sono una ma sono circa mezzo metro, 60 centimetri, quindi 3x6 la menorah era sui 170-180 centimetri, più o meno l'altezza di un uomo. Non entriamo adesso perché non ne avremo neanche il tempo, però a destra voi vedete, chi sa legge un po' l'ebraico, ci sono le 18 brachot originali dell'Amidà e a sinistra le 18 brachot di Elokai Neshama, che è la prima preghiera che noi diciamo al mattino. Però non mi volevo fermare su questo. Allora adesso c'è una cosa molto particolare nella menorah, che comunque veniva accesa,
le fiammelle puntavano tutte verso il centro, verso il braccio centrale, cioè da destra e da sinistra le fiammelle puntano verso il braccio centrale. I bracci sono tutti numerati, vi dico com'è la numerazione perché ci servirà. Si inizia a numerarli da destra verso il centro, quindi abbiamo 1, 2, 3, poi si passa all'estrema sinistra, abbiamo 4, 5 e 6 e il braccio centrale è il numero 7. Comincia con l'anno. Questo 1, 2, 3, così guardate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Ora, visto che abbiamo detto all'inizio che parliamo delle feste, cosa hanno fatto i nostri maestri? Hanno iniziato, prego. In numerazione come noi abbiamo il decimo, esisteva a quell'epoca? La numerazione sul 10, un sistema decimale, certo, sì. Così come lei ha contato adesso? Io ho contato fino a 7, sì, perché 7 è il numero della natura, 7 è un numero molto particolare. Certo che esisteva, perché per esempio veniva data la decima, quindi loro avevano un concetto di contare fino a 10, poi il decimo animale era quello che veniva offerto, era santificato, quindi sicuramente conoscevano il sistema decimale. Scusi, perché il numero della natura, 7? È perché 7 sono i giorni della settimana, la creazione. L'ottavo è quello che sta sopra la natura. Allora, se noi dobbiamo iniziare, proviamo a fare questo gioco insieme e proviamo. Perché il Brit Milà di ottavo giorno? Perché il Brit Milà ottavo giorno? Sì. Beh, perché l'umano è un patto, il Brit Milà è un patto tra l'uomo e Dio. Di fatto costituisce, se vogliamo, un'imperfezione che ha l'uomo, tant'è che alla Zavà parti da 97 punti e non da 100 perché è il Brit Milà. L'esercito israeliano si danno un punteggio quando fanno la visita medica, allora mi hanno detto che parti da 97 perché c'è il Brit Milà. La circoncisione. Allora, proviamo a fare insieme questo, chiamiamolo gioco, e iniziamo a guardare le nostre feste, ok? Secondo il calendario lunare, e a metterle sui bracci così come abbiamo detto prima. Allora, la prima festa ovviamente è Rosh Hashanah, e la vedete? È questa qui, Resh Hei, messa qui in verticale. Comunque la prima festa è Rosh Hashanah, che viene messa sul primo braccio. Ok? Subito dopo Rosh Hashanah c'è? Subito dopo Rosh Hashanah c'è? Kippur. La Torah lo chiama Yom HaKippurim, cioè il giorno. HaKippurim letteralmente vuol dire che è come Purim. Che Purim, e dopo vedremo perché ci colleghiamo a Purim che è appena passato, poi andiamo verso Pesach. Subito dopo Yom HaKippurim c'è Sukkot. Ok. Scusa, io non ho capito niente. Quali sono questi nomi? Metafore. Qui, guardate, sono scritti in verticale. Yom HaKippurim. Yom HaKippurim dov'è? È il secondo braccio. Ah! Ok, il terzo è Sukkot. Ci siamo? Sukkot, adesso lo trovate. Sono qua. Ok. Sì. Subito dopo, in ordine nel calendario lunare, ci sarebbe Hanukkah, ma Hanukkah non viene conteggiata nella menorah perché è la festa della menorah, no? Perché Hanukkah è quando è finito l'olio e quindi non hanno potuto accenderla. Ma è anche perché è Rabbanan, non è Deoraita? Anche perché della Rabbanan, adesso vedremo che invece ce ne sono anche alcune di Rabbanan. Scusate, potete ripetere quale bracci? Guardate, così abbiamo numerate 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Come sono? Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Sukkot,
Succotta è quel terzo. È il terzo, sì. Ok? Sì. Poi saltiamo dall'altra parte, perché il quarto braccio è quello di qua, e subito dopo abbiamo Tubishvat. È proprio l'ordine cronologico, no? Tubishvat è l'ultimo. E qui, sì, non è l'ultimo, è il quarto, perché noi contiamo 4, 5, 6 andando verso il centro. Ok? Scritto. Ah. Poi, beh, quello è subito... l'ultimo della fila quest. E qui? Sì, è a sinistra, sì, ho capito, grazie. Andando verso il centro, da sinistra verso il centro, subito dopo c'è Purim. Purim. C'è Pesach. Sì. E guarda caso il braccio centrale è Shavuot. Shavuot, sì, l'ho trovato. Perfetto. Allora, se adesso noi proviamo a muoverci sugli archi, no? Vedete, ci sono tre semicerchi, tre archi. Dal primo più esterno. Dal più esterno verso il più interno. Guardate che cosa succede. Che noi troviamo Rosh Hashanah in corrispondenza di Tu Bishvat, cioè il capodanno degli uomini in corrispondenza del capodanno delle piante. Scusi, non ho capito dove. Così ci muoviamo... lungo questo arco. Lungo l'arco grande? Sì, sì, esterno. Poi andiamo su. Quell'esterno. Poi andiamo su di un arco. A due. A più piccolo. E la cosa interessante è che Yom HaKippurim, guarda caso, è proprio sull'arco con Purim. E qui ci fermiamo un attimo, perché abbiamo passato appena adesso Purim. Purim è una festa molto particolare e potremmo vedere come c'è un incrocio pazzesco con Purim e Kippur. Iniziamo. Allora, a Purim noi generalmente digiuniamo il giorno prima, digiuno di Ester, e abbiamo la mitzvah del Mishteh, di mangiare in abbondanza il giorno di Purim, fare un bel pasto, no? Quindi addirittura briacarsi, c'è gente che anche esagera un pochino, eccetera, eccetera. Cosa succede a Kippur? Abbiamo una mitzvah che dicono i nostri maestri di mangiare bene il giorno prima di Purim, perché di Kippur. Perché chi mangia bene, fa un bel pasto il giorno prima di Kippur, è come se avesse digiunato due giorni. E invece digiuniamo il giorno dopo, esattamente il contrario di quello che succede a Purim. Ma c'è di più. Non ho capito questa cosa dei due pasti. Allora, c'è una mitzvah che ci dicono i nostri maestri, che ci insegnano i nostri maestri. Sì, ma sì, non ho capito. Che chi mangia... perché soffri di più se mangi molto il giorno prima, durante il digiuno lo soffri molto. Oppure sei a panza piena. Oppure sei a panza piena, ma generalmente quando tu sei abituato, per esempio, molti dicono che chi è abituato a bere il caffè soffre molto di più. Ci sono alcuni che per non soffrire qualche giorno prima di Kippur iniziano a diminuire il numero dei caffè fino a che arriva. Ma c'è un'altra cosa, che nella Megillah, quante volte c'è scritto il nome di Dio? Mai. Non c'è mai scritto il nome di Dio. Nella Megillah. Mai. Naturalmente c'è un sottinteso alcune volte quando usano la parola Amelech per dire Achashverosh. Non c'è scritto il re Assuero, ma c'è scritto solo Amelech. Quando c'è scritto Amelech, alcuni maestri interpretano che potrebbe essere Akadosh Baruch Hu. Cosa succede a Kippur invece? L'abbiamo detto prima. Il Kohen Gadol entra nel Kodesh HaKodashim, è il massimo della manifestazione di Dio su questa terra, pronuncia il nome che nessuno può pronunciare
composto di 72 lettere, eccetera, eccetera. Ma lui lo pronunciava? Lui quella volta lì? Sì, io non sono mai entrato con lui, devo dire, nel Codice Kodashi, ma così insegnano i nostri maestri. Tant'è che se il Kohen Gadol non era puro di animo, eccetera, eccetera, quando entrava nel Kodesh HaKodashim, siccome nessuno poteva entrare, lo legavano con una corda. Perché se moriva lo tiravano. Se moriva, vedevano che non usciva, lo tiravano per la corda. E dice così, che proprio inizia così, ma anche il trattato dell'ordine di Moed, che è l'ordine della Mishnah e della Gemara, che parla di tutte le feste, dice così, che una settimana prima di Kippur prendevano il Kohen Gadol dalla sua casa, lo portavano al Bet HaMikdash, i Kohanim ripassavano con lui tutta la Avodah, tutto quello che lui doveva fare durante il giorno di Kippur, perché non doveva sbagliare niente, perché se sbagliava rischiava. E siccome il Kohen Gadol non poteva essere una persona non sposata, doveva avere una moglie, addirittura li predestinavano un'altra moglie, che se la sua moglie fosse morta in quella settimana lo facevano immediatamente risposare. Quanti Kohen Gadol? Nel secondo tempio ne sono morti tanti, nel primo pochi, ma nel secondo tempio, che erano meno, adesso i numeri non me li ricordo, che erano meno, diciamo, pii, sono morti parecchi Kohen Gadol. Scusate, ma quante stavano? Perché non ho capito, perché quando lui non era nel... Perché se moriva la moglie, lui sarebbe morto in automatico. No, non poteva farlo, non faceva l'espiazione per il popolo e per se stesso, non poteva farlo. Kohen Gadol deve essere sposato. Ma c'era il limite di quanti stavano in Kohen Gadol in Tempio? Uno. Uno. E naturalmente per chi pur predestinavano un segan, un vice, un successore, sì, che poteva, casomai succedeva qualcosa a lui, poteva questa moglie di riserva poteva darla tutto là. No, poi dopo la studiavano dei sistemi, adesso non mi fate scendere perché qua ci sono dei sistemi per... Ok, poi... Erano obbligati a fare quel Gadol. Ho capito che rischiavano la pelle. Rischiavano la pelle, infatti. Rischiavano. E beh, perché il giorno di Kippur... C'erano il nome di Dio, morivano, se non erano all'altezza del nome di Dio. Certo. Quindi c'è un'altra particolarità, che il vestito del Kohen Gadol aveva sul bordo 36 campanelline e il giorno di Kippur entrava senza, ovviamente, queste campane, il vestito non ce l'aveva, e quindi è una sorta di ingresso senza farsi annunciare da Dio, se vogliamo. Così come la regina Esther, quando va, deve andare, perché Mordecai gli dice di andare a perorare la causa, no, del popolo, lei va anche se in qualche modo non è, dice, sono 30 giorni che non vado e se non mi riceve, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche un'analogia da questo punto di vista. Ok. Quindi abbiamo visto che c'è una corrispondenza tra Yom Kippurim e Purim, perché addirittura Purim è un livello spirituale così elevato che Kippur è come lui, cioè non è il contrario, noi ci potremmo aspettare che Kippur è come Purim è come Kippur, in realtà Yom Kippurim è perché è Kippur che è come Purim, perché a Purim raggiungiamo un livello spirituale, a Purim invece, come possiamo dire, il livello che raggiungiamo è un livello materiale. Le mitzvot che noi siamo chiamati a fare sono tutte mitzvot materiali, sono mitzvot che riguardano, come sappiamo, a parte la lettura della Megillah, riguardano il Mishteh, quindi Megillah, Mishteh, quindi mangiare, il Mishloach Manot Ish L'Re'u, di mandare almeno due cibi pronti a un prossimo,
Perché questo? Perché se c'è un prossimo che ha difficoltà a fare il mishté, noi gli mandiamo qualcosa. Perché non solo un cibo? Perché siccome il mishté deve essere un pasto abbondante, eccetera, allora almeno due che lui possa mangiare. E poi, matanot levionim, dare almeno due monete a due poveri. Per cui, e sapete che sulla tzedakah, diciamo la halakha dice che anche un povero deve dare tzedakah nel limite delle sue possibilità. E quindi un povero è considerato uno che ha un reddito inferiore a 200 susim, eccetera, però comunque anche un povero nel suo limite deve dare una moneta di tzedakah, cioè, quello che gli si dà a lui di quello deve togliere qualcosina per dare fare dignità e parità. Esatto, perché si aiuta il povero? Perché Purim è anche un concetto in cui Amman dice che c'è un popolo disperso, e quindi noi vogliamo far vedere ad Amman che il popolo non è disperso, non è distribuito, è un popolo unito, e allora noi aiutiamo, c'è molto questo concetto in Purim di aiutare il proprio prossimo. Però siccome ci stiamo avvicinando gran vitesse, come le signore sanno bene, a Pesa, questo, prego. E Kippur che è come Purim, quindi Purim a livello spirituale molto alto, sì, però certo. È a tutte le mitzvot materiali, certo, perché la salvezza del popolo è una salvezza materiale, mentre a Hanukkah la salvezza del popolo dai greci è una salvezza spirituale, la mitzvah di Purim le mitzvot è una salvezza materiale del popolo, perché Amman voleva ucciderli e non voleva, come i greci, soltanto che non portasse avanti solo la Vodà verso Kadosh Baruch Hu, ma volevano ucciderli. Tra l'altro una cosa interessante è che ci sono quattro mitzvot a Purim, tutte e quattro iniziano con la lettera Mem. Quattro mitzvot di Purim sono quattro: il mishté, il pranzo, mishloach manot, quindi mandare i cibi pronti, matanot levionim, i regali ai poveri, e la Megillah, la lettura della Megillah. Sono tutte e quattro, iniziano con la Mem, ok? Scusi, non ho fatto in tempo a scrivere. Mishté. Mi stai banchetto allora la Mem quanto vale in gematria? La Mem vale 40 e poi? Perché 40? Scusi, non ho. Sì, Mishté. Solo Mishné. Mishté, Mishloach Manot. Ah, Mishloach Manot. Matanot Levianim e Megillah. 40 è la lettera, 40 è il numero che rappresenta i giorni che Mosè è stato sul Monte Sinai. Cosa ha preso sul Monte Sinai? La Torah. Che cos'è la Torah? 10. La Torah è per noi la fonte di vita. Ma qual è la fonte di vita principale sulla terra? L'acqua. Come si dice acqua in ebraico? Maim. Maim com'è? Mem. Yud, 40, Mem, 40 giorni la prima volta, portato da Yud che sono 10 comandamenti, vale 10, e un'altra Mem finale che sono i 40 giorni che è stata la seconda volta. Però c'è una cosa chimica, è una cosa chimica pazzesca, perché la formula chimica dell'acqua è H2O e si rappresenta con una O centrale e i due idrogeni a fianco, esattamente la stessa configurazione della parola Maim in ebraico, una cosa pazzesca, ma è così. Ma Mendeleev era ebreo. Sì, ma poi c'è, vabbè, sì. Ma non so se sapesse, se si è raccolta di questa cosa, ma è una cosa pazzesca, ma c'è di più, che gli elettroni che vengono messi in comune nella molecola dell'acqua sono 8 dell'ossigeno e 1 dei due idrogeni, cioè esattamente 10, come la IUD che sta in mezzo, una cosa, vabbè, non scegliamo, c'è tutta la lezione sull'acqua. Ma M è 40 giorni, poi Yud è Dio,
Sì, 10 comandamenti. E d'altra mem sono i, gli altri 40 giorni, perché è stato due volte per prendere le tavole della legge. Tre volte, no? Sì, tre volte, ma la terza solo per chiedere perdono per il popolo. Non ha. Ok. Poi arriviamo all'ultimo. Ah, contami solo per la e perché il tempo scorre inesorabile. Ah, perché contano solo perché riguardano le tavole della legge, cioè la sua permanenza. Certo. Quindi ecco perché c'è in mezzo alla legge. Scusi. Dopo mai acqua, lei ha detto qualcosa e io scrivevo acqua e non ho. No, no, vabbè, ha detto una cosa che riguarda la formula chimica, ma non è importante. Sì, ma a me quello mi interessa, perché io ho una figlia chimica, allora la formula glielo racconto. Nella, gli elettroni che entrano in gioco nella molecola dell'acqua sono 10, 8 dell'ossigeno e 1 di 2 idrogeni, esattamente come la IUD che sta in mezzo. Non ho capito che perché è importante il 90. Non è 90, chi ha detto 90? La paura fa 90. Io ho detto... capito, però perché toccano dei 40 ultimi giorni, poi la IOT sono 10, posso dire una 90, non ha importanza. No, 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 non c'entra questo. No. C'è un altro aspetto legato ai 10 comandamenti. Gli elettroni sono tantissimi. No, gli elettroni sono 10, se me lo ripeto. Sì, gli elettroni sono 10 nella molecola dell'acqua, sono 8 dell'ossigeno e 1 dell'idrogeno. Adesso, quando Kadosh Baruch Hu nella parasha di Itro dà i 10 comandamenti, i primi due sono detti. Dice direttamente a Kadosh Baruch Hu, il popolo li ascolta, poi il popolo dice a Mosè abbiamo paura perché è un livello talmente alto di spiritualità, quindi per piacere gli altri 8 fateli dire a te da Dio e poi dopo raccontaceli, quindi esattamente 8 e 2 così come la ripartizione sempre degli elettroni, ma non scendiamo in questo, c'è tutta la lezione sull'acqua e su Bereshit e sugli elementi chimici quando nella parola Bereshit c'è tutta la materia del mondo insita dentro la parola Bereshit. Ma lo diceva già Maimonide quando l'abbiamo studiato all'inizio della nostra cosa con Bereshit. No, ma però una lezione complessa. Da scrivere non riesco a stare. Sì, infatti scrivi bene e ascolta. Dai, giusto, non ce ne ho. Ci abbiamo il film. Se non scrivo niente non mi ricordo niente. Fra una settimana è esatto. Alfonso, così guarderai, così riesce a sentire. Bisogna scrivere qualcosa. Allora, andiamo avanti sull'arco, quello ancora più interno, e qui colleghiamo la festa di Pesach con la festa di Sukkot, ok? E anche qui ci sono tantissime analogie, se vogliamo vederne qualcuna. Per esempio, sono le uniche due feste che durano 7 giorni. Nella Golà durano 8, ma Sukkot dura 7 giorni, perché l'ottavo giorno di Sukkot è un'altra festa, è una festa a sé stante, si chiama Shemini Atzeret. Noi qui poi ne abbiamo due, Shemini Atzeret e Simchat Torah, però Sukkot dura 7 giorni. Tutte e due le feste sono legate al numero, oltre che 7, 4. Perché al numero 4? Perché a Sukkot noi abbiamo due mitzvot, quello di risiedere nella Sukkah è quello di fare i cosiddetti arba minim, cioè di portare, di usare, di fare la bracha sul lulav. Il lulav sono 4 specie diverse, sono il lulav, quindi la palma, il mirto, l'etrog e il tamar. No, sì, Kapot Temarim. E sono quattro. Esattamente, poi a Pesach abbiamo i 4 bicchieri di vino, abbiamo i 4 figli dell'Agadà, per esempio, che fanno le domande, eccetera. Quindi il numero 4 è un numero che collega Pesach a Sukkot, ma c'è un altro aspetto. 4 e 7. C'è qualcosa che fa con 11 che ci dice qualcosa? Con 11 no, con 11 no, c'è qualcosa a che fare sempre col 7 su Sukkot, perché i 4 minim, le 4 specie sono composte da 7 elementi, perché il mirto sono 3 ramoscelli,
Il salice sono due ramoscelli, 3 e 2 fanno 5, la palma è 1, 6 e le troghe 1, 7. Quindi c'è un collegamento 4 e 7. Però Pesach a livello macro rappresenta la liberazione del popolo, Sukkot rappresenta la liberazione in qualche modo personale, lo staccarci da tutto quello che è il nostro, un po' la nostra anche materialità, il nostro comfort, eccetera. Andiamo a vivere nella Sukkah per 7 giorni, che è una casa, una dimora temporale, una dimora che, no, da, può dare poca sicurezza, usciamo dalle nostre mura domestiche, quindi c'è un'uscita personale verso la Sukkah, e quindi c'è una sorta di liberazione un po' da tutto quello che spesso ci, verso cui spesso diventiamo anche schiavi. Il ramo centrale, il braccio centrale della menorah è Shavuot. Shavuot è la festa della Torah, del Matan Torah, è la festa che è la sintesi di tutte le feste, perché è proprio il ramo centrale, tant'è che tutti le luci della menorah, tutte le fiammelle, per quanto il Kohen le accendesse diritte, puntavano verso il centro. Ci siamo? C'è scritto sotto Shavuot, stavo cercando Hanukkah. Hanukkah, perché è la festa della menorah, si chiama Kollel, sì. Sotto c'è scritto Shabbat. Perché c'è scritto Shabbat? Perché noi adesso abbiamo visto la menorah a livello delle feste. Però io vi ho detto all'inizio che la menorah rappresenta anche il piano, il progetto su cui HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo. Allora, questo progetto su cui HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo è un progetto che noi troviamo nella menorah per quanto riguarda anche il cosiddetto Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit è la creazione. Possiamo fare esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto con le feste, con i 7 giorni della creazione e con quello che HaKadosh Baruch Hu ha creato. Se volete, lo proviamo a fare. Scusi, Hanukkah prima lei ha detto. Hanukkah è la festa della menorah, è rappresentata dalla menorah. Allora, iniziamo. Il primo giorno Dio ha distinto, ha fatto una separazione tra, ha creato la luce, ma ha fatto la differenza tra luce e buio in qualche modo. Infatti voi vedete che c'è scritto sempre partendo, mi raccomando, da destra il primo braccio, Or e Choshech. Questa luce, dice Rashi, che è una luce spirituale, è qualcosa di concettualizzato, perché questa luce viene nascosta per Or e sotto c'è scritto Choshech, proprio sotto c'è un trattino, c'è scritto Choshech, lo vedete? No, sotto. Io senza chiavi. Guardate, qui Or e poi sotto c'è una piccola lineetta, c'è scritto Choshech. Ah sì, sì, eccolo qua. Ok. Perché ci sono due Or, c'è due qua. Allora, Or e Choshech. Ah, adesso per grazie. E questa luce viene nascosta per i tzadikim del mondo a venire, una luce spirituale, ok? In generale la parte destra, guardando, della menorah rappresenta la spiritualità, la parte sinistra la materialità. Cosa fanno i mancini? I mancini invertono come i tefillin. Il secondo giorno cosa ha fatto Dio? Cosa ha fatto Dio? Ha separato le acque. Infatti vedete che c'è scritto Maim e Maim. Secondo giorno, siccome c'è una divisione, dove ci sono delle divisioni, non c'è scritto la parola Tov, perché una divisione non va bene. E cosa ha fatto? Abbiamo le acque inferiori che rappresentano i mari e le acque superiori che rappresentano sono il... La pioggia. No, il cielo. Il cielo. Come si dice in ebraico Shammai, cielo? Shamai, c'è Sham Mai, che dice l'acqua. Ah, è vero. Ma è rappresenta il cielo, ma non, cielo, cielo non è acqua. Ho capito, ma l'è stato formato
dall'acqua, facciamo finta, da Torà dice così, che l'acqua di sopra è diventata orecchia, è diventata... Anche cioè, perché cielo e ossigeno. Certo. Adesso non parliamo del ciclo di... se no non è fine più, però è così. Okay. E dov'è che, non, dov'è che dice Tovo un'altra volta? Lo dice solo all'inizio e vede che era buono? No, dice tutti i giorni, fino all'ultimo, quando crea l'uomo dice Tov Meom. Il secondo giorno non lo dice? Eh? Il secondo giorno non lo dice, non c'è la parola Tov. Perché solo in quel momento c'è una separazione. C'è una separazione delle acque, ok? E negli altri giorni non c'è separazione. Non ci sono separazioni. È una creazione, anche la luce è una creazione, perché in realtà non separa la luce dal buio, perché se c'è buio non c'è luce. Il concetto quindi è questo, crea la luce, allora tu distingui, non separi, distingui la luce, crei la luce, ecco, certo. Quindi anche l'acqua, quindi si presume che il buio esistesse, l'acqua c'era, c'erano le acque, divide, le fa separare, divide, terzo giorno, la luce non esisteva, il terzo giorno fa emergere la terra dalle acque e crea la vegetazione, il Tzomeach, naturalmente. E siamo arrivati, e guardate che cosa strana, prima vi ho detto che su Sukkot ci sono i Shevaminim, che sono tutti prodotti della terra, guarda caso cadono nel giorno in cui viene emersa la terra e la vegetazione. Va bene. Il quarto giorno, quindi noi siamo nell'estremità dall'altra parte, a sinistra guardando, che cosa fa Dio? Crea? Sole e la luna, Shemesh e Yareach. Anche il sole, sì. Sì, Shemesh. Sole, Yareach e luna. La luna si dice in due modi, Yareach e Levanah. La bianca. La bianca, così come il Shemesh si dice anche Chama. Chama perché è Cham, caldo. C'è uno, due nomi. Cosa viene creato il quinto giorno? I volatili, Ofot, e i pesci, Dagim. Dall'alto al basso. E dopo vediamo, dopo ci iniziamo, andiamo sugli archi. E qui troviamo questo fatto di... Certo, certo, certo. Infatti le acque di sopra e le acque di sotto. Cioè, no. Esatto. Ah, signore, ha capito. Ma capito, certo. L'ultimo giorno viene creato l'uomo e le bestie, Behemoth, ok? Le bestie. Il sesto giorno. Settimo giorno. No, è riposo. Come Shavuot è la sintesi Shabbat di tutte le feste, Shabbat è la sintesi di tutti i giorni della settimana. Perché i cabalisti si vestono di bianco di Shabbat? Se andate al muro del pianto li vedete, o in un tempio ci sono dei cabalisti, perché il bianco è la sintesi di tutti i colori, rappresenta la Shabbat, rappresenta la sintesi di tutti i giorni della settimana. Ok, proviamo ad andare sugli archi. L'arco più esterno collega la luce spirituale con la luce del sole e della luna di notte, che è una luce materiale, ok? Entrando dentro, come diceva prima la signora, le acque di sopra, il cielo, con le acque di sotto, i mari, sono collegate con i volatili, che guarda caso volano in cielo, e con i pesci, che guarda caso stanno in mare. E poi arriva Purim. Purim cade sotto il segno dei pesci. No, non ho capito. Non è il sole e la luna, no? No, siamo passati all'arco a fianco. Cioè, hai preso la divisione delle acque, hai parlato delle... No, allora, la divisione delle acque, l'arco corrisponde, quindi le acque di sopra, il cielo, e le acque di sotto, i mari, corrispondono agli volatili e ai pesci, come diceva lei prima, no? Ok. No, ma non ho capito cosa c'entrano i pesci. Le acque di sotto sono quelle del mare,
E i pesci vivono nel mare. Nel mare ci sono i pesci. Le acque di sopra sono i cieli e nei cieli ci sono gli uccelli. E quindi con questa corrispondenza. Il mio maestro con cui studiavo diceva: Shtabashemo, sia lodato il suo nome. Sono convinta. Nulla, nulla è lasciato al caso. Come diceva Einstein, Dio non gioca a dadi. Non gioca a pulire. Non gioca. Ma aspetti, me lo ripeta, perché adesso che ho detto che sono convinta mi è sfuggito. Nel cielo, perché ci sono gli uccelli? Nel cielo naturalmente volano gli uccelli e nelle acque del mare ci sono i pesci. Però che lei sono... invece che scrive, se guarda qui lo vede, lei c'ha gli occhiali. Sì, non vede niente con gli occhiali. C'è questa corrispondenza. Se lei prende la seconda cosa. Io ho studiato tantissimo. Io non ci vedo purtroppo. Si parla degli acqui. Si parla del cielo e del mare, diciamo, no? Sì. Se lei segue il giro, va a finire dall'altra parte e trova uccelli e pesci. Quindi, nella stessa linea. Possiamo discutere questo dopo. Sì. Allora. Ascoltiamo il maestro. Da dimmi. Adesso c'è l'ultimo braccio. Abbiamo detto che sulla parte destra abbiamo Yabasha e Tzomea, la terra ferma e la vegetazione. Dall'altra parte abbiamo l'uomo che vive sulla terra ferma, gli animali, qui ci riferiamo con la Bema, il classico è la mucca, il toro, la pecora, eccetera, che si cibano di vegetazione. E poi andiamo a preparare e cucinare per il Shabbat. E poi andiamo a cucinare e a preparare per lo Shabbat. Yabasha come Yebes, come l'arabo. Sì, come l'arabo. Bellissimo. Certo, la stessa radice in arabo. La stessa uguale. Stessa radice. Che vuol dire secco. Sì. Ora, c'è un'altra cosa interessante. Adesso si può... Poi abbiamo detto che Purim è il segno dei pesci, ma se voi vedete, siccome Purim è legato con Yom HaKippurim, e qui ci sono pesci e volatili, cosa si fa con i volatili? La kappara. La kappara. Ecco. I tripolini lo fanno. Anche i kappar lo fanno. Sono tanti che fanno. Le cose sono se capparotti, la più una fita che ha. Ok. Allora, questo, capite da queste piccole cose, non mi addentro, perché su ognuna poi di queste cose possiamo, ma anche sulle brachot della... Ma possiamo fare una lezione su questo? Possiamo anche fare, sì, veramente sarebbe interessante. Possiamo fare anche quella su Bereshit. Ogni braccio una lezione. Ogni braccio una lezione. Possiamo fare su questo. Ma questo è molto interessante. Ci sono. Allora, questo da qui, da queste piccole cose, perché veramente sono piccole cose. Io sono, come dico sempre, non sono un rap, sono uno studioso. E potete capire perché Moshe Rabbeinu faceva veramente fatica, perché noi abbiamo toccato neanche la punta di un iceberg, siamo volati su, proprio così, su qualche... Bassi. Ecco, però si può capire da qui perché Moshe Rabbeinu facesse fatica a capire questo concetto della menorah. Sulla menorah hanno scritto molto, io ho tentato di iniziare a scrivere una... piccolo saggio, eccetera, perché ho studiato tantissimo, però veramente c'è tanta roba, e poi c'è la difficoltà di realizzare in ebraico queste cose, però credo che sia molto molto interessante. Sopra la menorah, vedete, questa menorah è una menorah molto particolare, perché la menorah è quella che viene usata con la forma del mismor, l'annatzeach, di Ginot, mismor shir, eccetera, eccetera. Che è un salmo molto, molto famoso, e per esempio solo studiando questo salmo, che ha un numero di psukim particolare, un numero di parole particolare, di lettere, eccetera, eccetera, possiamo starci delle ore. Se volete, solo così assaggiamo una piccola cosa. Se guardiamo nel braccio
cingolosisce proprio. Ma sto guardando l'ora perché starei qui, guardate, io stasera ho un consiglio della comunità, me ne starei volentieri qua a chiacchierare con voi di queste cose. Se voi guardate questi tre archi che stanno a destra, le lettere più vicine al braccio centrale sono una tzaddik finale, una vav e una mem finale, cioè compongono la parola tzom. Tzom vuol dire digiuno. E ha lo stesso valore numerico in gematria della parola kol e della parola mamon. Kol vuol dire voce, mamon vuol dire soldi. Ah, sì. E noi mamon, sì, e infatti in giudaico romanesco si dice proprio mamon, i mangoddi, i mamoni, eccetera eccetera. Ma anche i cattolici dicono mammon. Allora il mamon sono i soldi, e noi diciamo così sia Rosh Hashanah che a Kippur. Prima del Keter di Musaf c'è un bellissimo pezzo che è un Tanet Tokef, e diciamo così che Tfillah, Teshuvah, Tfillah e Tzedakah, Ma'avirin et Ro'a Gezerah, che la Teshuvah, Tfillah e la Tzedakah sono quelli che possono cambiare, possono stravolgere se c'è un decreto negativo. La Teshuvah si fa digiunando con lo Tzom, la Tefillah si fa con la voce, col Kol, e la Tzedakah si fa col Mamon. Hanno una equivalenza numerica, ma sono tre cose che ci permettono di cambiare se c'è, Chas v'Shalom, un giudizio negativo. Le ritroviamo qui nella Menorah. Questo è uno dei piccoli aspetti. Un'altra cosa, vedete che la Menorah sopra c'è una specie di kippah, e questa kippah, non so se avete notato, che è la Birkat Kohanim. Ok? Dove? No, non ho capito. Qui, guardate, sopra. Sì. Ok? Ah. Ok. Questo è un foglio su cui con un solo foglio possiamo lavorarci tantissimo. Però mi fermerei qui. Queste sono le brachot della Midah. Sapete che la Midah nasce, è cosiddetto Shmone Esre, sono 18 brachot, la 19esima è stata aggiunta dopo da Shmuel HaKatan, e le altre 18 sono a sinistra, le brachot di Elohim Neshamah, che si dice alla mattina. Scusi, ha detto che Tzedakah, no, Tefillah Utzdakah, Ma'avirin et Ro'a Gezerah. Sono tutte e tre perché hanno la corrispondenza con Tzom, Teshuvah e Tzom, Tefillah e Kol, e Tzedakah e Mamon, soldi. Quindi sono tre valori numerici uguali, ma queste tre cose permettono di cambiare il giudizio negativo. Grazie Alfonso. Dove si può sintetizzare, che non ho mai sentito una lezione così importante. Grazie. Dove si può sentire lei ancora? Io? Ma quando mi chiamano vado a fare qualche lezione, cosa. Vediamo, adesso magari organizziamo qualcosa. Senta, ma come lei, siete ingegnere, perché non offrite il progetto per il nuovo terzo tempio? C'è già pronto, io non devo fare niente. E perché non un altro? Se siamo meritevoli, il terzo tempio è già pronto. No, il terzo tempio io ho sentito che viene giù da...